Siamo in compagnia della dottoressa Capo. Buongiorno dottore, stamattina c'è una giornata di agitazione, un momento importante anche non di lotta ma proprio di rabbia, direi. Sì, diciamo che questa è la sintesi un po' di un percorso che è cominciato almeno un anno fa, ad aprile, con una petizione, e comunque piano piano si è trasformato in una piattaforma precisa di rivendicazioni. Quindi questa mobilitazione non è per la DAD, no DAD sì DAD semplicemente, ma è per tutta una serie di cose che noi vorremmo che si facessero finalmente nella scuola pubblica. Un problema no DAD, un problema ormai di carattere nazionale, un problema grave che sta creando gravi ripercussioni psicologiche sia ai bambini ma a questo punto anche ai genitori che sono costretti a rimanere in casa. Ma certo, il problema è dato dal fatto che sostanzialmente è tutto aperto o comunque le attività produttive del paese continuano ad andare avanti, le fabbriche continuano ad essere aperte. Un attacco alla cultura? Sì, decisamente un attacco alla cultura, ma io credo strumentale. Io credo che la chiusura delle scuole sia soltanto una trovata propagandistica da politicanti che in realtà non stanno prendendo dei reali provvedimenti ai fini della risoluzione dell'epidemia sanitaria, perché prendere provvedimenti volti veramente a risolvere il problema riporterebbe al centro il lavoro per rendere nuovamente pubblico una scuola possibile, praticamente il servizio sanitario e un servizio sanitario territoriale, riaprire gli ospedali che sono stati invece chiusi e continuano a chiudere. E contestualmente chiudono la scuola, che in realtà è il luogo più sicuro in assoluto, perché ci sono i controlli, perché ci sono comportamenti responsabili. Pulita salva, non ho cercato e scurtato l'uomo, chi ci fa guerra non te ne pietà, chi ci fa guerra non te ne pietà.